Venerdì 7 dicembre era previsto a Corinaldo, in provincia di Ancona, nella discoteca Lanterna Azzurra, un'esibizione di Sfera Ebbasta. Esibizione che purtroppo non è avvenuta perché si è verificato un incidente dovuto al lancio in mezzo alla pista di spray al peperoncino, sembrerebbe, che ha determinato forte panico all'interno del locale, la fuoriuscita tumultuosa delle persone e purtroppo la morte di 6 persone. 5 adolescenti ed una mamma che accompagnava la figlia, tutte originarie più o meno della zona di Senigallia. Alla luce di questo fatto gravissimo che è venuto fuori e purtroppo delle molte parole spese a sproposito sull'argomento, vorrei fare alcune precisazioni e mettere insieme per filo e per segno quello che è successo e alcune opinioni su cui poi discutere in maniera pacifica, spero. Andiamo con ordine. Venerdì 7 dicembre era prevista l'esibizione di Sfera Ebbasta. Dico esibizione e non concerto perché si sarebbe trattato di un'ospitata, come spesso succede in discoteca, nel quale l'artista esegue alcuni brani su basi e poi si ferma lì magari per fare alcuni autografi, foto, eccetera, eccetera. È un particolare importante questo, ma lo vedremo più avanti nel corso del video. Esibizione purtroppo non è avvenuta perché all'incirca verso tra mezzanotte e le una, quindi nella notte di venerdì e sabato, qualche intelligentone pensato bene di lanciare lo spray al peperoncino in mezzo alla pista, seminando il panico. Dall'uscita tumultuosa, le persone hanno cercato di raggiungere le uscite di sicurezza del locale. Purtroppo è avvenuto un incidente nel quale si è rotta una rampa di accesso al locale. E alcune persone sono cadute in un fossato, l'una sull'altra. Molti sono feriti, circa una sessantina, qualcuno in gravi condizioni e speriamo che non peggiori ulteriormente nei prossimi giorni e speriamo che non si aggravi il bilancio delle vittime. 6 persone sono morte e purtroppo 5 erano adolescenti tra i 14 e i 16 anni e una mamma di 39 anni che accompagnava la figlia. Se dobbiamo individuare un colpevole o una serie di colpevoli, indirizziamoci prima di tutto su chi ha avuto questa bella idea di lanciare lo spray al peperoncino. Purtroppo è una consuetudine fin troppo di moda, sia negli eventi, nei festival, nelle discoteche, eccetera, eccetera. Si potrebbe dire che la mamma degli imbecilli è sempre incinta. E chi fa queste cose lo fa o per fare una bravata o per piccoli furtarelli all'interno del locale quando le persone perdono il controllo. Il problema però è che in questo caso ci sono state delle vittime e allora è il caso di trovare questo o questi colpevoli, indagarli per omicidio volontario, sbatterli in galera per il resto dei suoi giorni perché di questa gente sinceramente non ne sentiamo minimamente il bisogno. Punto numero uno è che sia chiaro, è andare a individuare i colpevoli di questa cosa, perché sai, se in un locale al chiuso semini il panico, che purtroppo possono succedere gli incidenti. Molti hanno iniziato a puntare il dito su i proprietari e i gestori del locale. Lanterna Azzurra di Corinaldo è un locale che ha capienza stimata per 870 persone. Il primo dato che è stato divulgato è che fossero stati venduti 1.400 biglietti. Attenzione, ciò non significa necessariamente che ci fossero 1.400 persone all'interno del locale. Potrebbe essere un reato vendere più biglietti del consentito, ma non si possono accusare i gestori del locale senza sapere effettivamente quante persone fossero all'interno del locale. Poi, chiunque lavora in discoteca sa bene come funziona il discorso della capienza, anzi, sa bene e non lo sa per niente perché nessuno lo sa. Purtroppo siamo in un paese in cui le leggi vanno all'interpretazione. La capienza dipende sì dagli spazi e dalla grandezza del locale, ma dipende anche dall'uscita di sicurezza, dai corridoi, dagli accessi, eccetera, eccetera. Quindi ci sono locali anche molto grandi che hanno capienza per un numero abbastanza limitato di persone, il che ci porta a sospendere il giudizio se siamo persone oneste, quantomeno nei confronti di chi gestisce il locale, perché
dobbiamo capire perché questo locale avesse capienza per 870 persone. Nello specifico, il locale era di più sale, la sala in cui si sarebbe dovuta svolgere l'esibizione di Spera e Basta aveva capienza per meno di 500 persone, 480, il che cozza un po' con i 1400 biglietti venduti. Un primo dato che è venuto fuori però è che non si fossero presentate meno della metà di questi 1400 biglietti venduti. Dall'altro lato però c'è da considerare quelli che il biglietto non ce l'avevano, ma potevano entrare comunque nel locale, per esempio con il tavolo riservato. Insomma, cerchiamo di capire come stanno le cose. Purtroppo la capienza limitata non è un problema finché non succede qualcosa. È sempre stato così. Va tutto bene. Poi ti rendi conto che magari l'uscita di sicurezza in più o il fatto di avere una rampa su un fossato che può crollare se c'è un accesso repentino di tante persone, a quel punto diventa un problema ben maggiore. Non so se vi ricordate il caso della Love Parade, quando ci fu, credo, l'ultima edizione della grande parata techno a Berlino, nel quale il problema che causò la calca e la morte di alcune persone fosse il passaggio da una galleria unica, che doveva essere quella in qualsiasi modo, che quindi in caso di problemi comportò lo schiacciamento e la morte di alcune persone. Ecco che l'accesso al locale diventa fondamentale in questo caso. Molti, infine, hanno iniziato a sparare addosso a Sfera Ebbasta. Ah, guardate come si veste, guardate tipo è. Che vergogna, come fa ad essere così amato? Allora, fermi tutti. Sfera Ebbasta, innanzitutto, era sotto shock e ha dichiarato che avrebbe rinunciato ai suoi impegni e ovviamente ha fatto le sue condoglianze alle vittime, alle famiglie delle vittime. Ma non ha niente a che vedere con quello che è successo, questo diciamolo chiaramente. C'è un problema diverso. Sfera Ebbasta è attualmente l'artista più ascoltato in Italia. Ti piaccia o no? È quindi un artista che ha un cachet alto, perché è molto richiesto, ed è giusto sia così. E allora ci si interroga se forse non era il locale adatto dove andare. Però, da performer, posso apprezzare il fatto che lui vada anche nei piccoli club, come anche va nei centri commerciali a fare firmacopie, insomma, all'in-store, eccetera. Di conseguenza non possiamo pretendere, se chiami l'artista più in voga del momento, che tu ti possa aspettare di avere che con 500 persone tu possa riuscire a ripagarti il costo, semplicemente, perché almeno chiedi 70 euro a persona, altrimenti con quello può essere il costo del biglietto, 20, 25, eccetera, semplicemente non ce la puoi fare. Può essere un investimento pubblicitario, ok? Però è normale che tu tenda a riempire il locale, forse oltre il dovuto. E allora in quel caso le indagini accerteranno se il locale era veramente oltre il dovuto e allora potremo solo allora puntare il dito contro queste persone. Non prima, non gli date dei criminali a chi semplicemente sta cercando di fare il suo lavoro, a chi vorrebbe portare magari l'idolo dei propri figli nella propria discoteca invece di dover andare per esempio a Roma a sentirlo. Rimane il fatto che fatti come questi non dovrebbero succedere, non se ne dovrebbe parlare. Quindi pregherei veramente, soprattutto quelli che di mestiere fanno il giornalaio e non il giornalista, di parlare di argomenti di cui sanno un minimo di cosa si sta parlando e non di sparare sentenze per pochi spiccioli perché lo devi fare. Perché se qualcuno scrive bischerate su Facebook, sul proprio profilo, ci può stare, ma se uno è pagato per farlo, sarebbe bene che quantomeno fosse informato su quello di cui parla. Scusate per il video un po' lungo, ma ci tenevo a dire un po' di tutte queste cose e mi aspetto commenti da parte vostra e spererei nella forma più pacata possibile. Insultatemi pure, però cerchiamo di argomentare e no, di non sparare sentenze a caso. Continua a seguirmi su Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e a presto!